Si è spento nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma Fabrizio Frizzi, 60 anni, stroncato da un'emorragia cerebrale. Ben educato, garbato e mai sopra le righe, Frizzi a ottobre aveva accusato un malore, tenendo l'Italia col fiato sospeso, poi il ritorno in TV e le cure che purtroppo non sono riuscite a strapparlo ad un così crudele destino. A settembre del 2016 dal campus scolastico di Sondrio aveva presentato la diretta su Rai 1 per l'apertura dell'anno scolastico presieduta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Bellissima, sono conquistato, abbiamo occhi ovviamente per le prove della trasmissione, però ci guardiamo intorno ammirati dal panorama, quindi grazie anche per questo. È una trasmissione bella, importante, l'apertura tradizionale dell'anno scolastico, e siamo felici che il Presidente Mattarella e il Quirinale abbiano deciso di viverla qui a Sondrio, nell'alto nord Italia, terra di eccellenze, insomma siamo molto contenti, speriamo di essere all'altezza. Quale appello farà agli studenti? Io insomma cercherò di dare un abbraccio affettuoso a questi ragazzi, intanto perché è bello incontrarli, è bello condividere questa occasione. Tra l'altro quest'anno è il primo anno in cui mia figlia va a scuola, quindi sono emozionato anche per questo, in qualche modo c'è anche lei tra i novellini della scuola. Manderei un messaggio di forza, insomma, è un mondo nel quale la semina deve essere fatta bene. Una curiosità, com'era Fabrizio Frizzi a scuola? Fasi alterne, c'è stata anche una fase in cui ero definibile secchione, nel senso che studiavo molto, poi insomma diciamo è subentrata la passione per la musica, però ho sempre ottenuto buoni risultati. Un piccolo orgoglio, certamente sempre con l'aiuto dei genitori, che se non c'è qualcuno che ti stimola magari qualche passaggio sbagliato lo fai. E ho ricordi splendidi, adesso torno nella stessa scuola dove ho finito gli studi con la mia bambina e lì ritrovo emozioni enormi, ecco, perché la scuola è una grande occasione e bisogna saperla cogliere.